Il 4 dicembre la Toscana potrebbe tornare ad essere zona arancione, lo ha detto il presidente della regione toscana Genio Giani durante il sopralluogo al nuovo drive-thru per i tamponi Covid allestito all'ASL Toscana Nord-Ovest di Pisa. Il presidente ha ringraziato tutti gli operatori, in particolare il team dei Teletubbies, composto da un gruppo di infermieri che, mascherato come i noti personaggi della televisione, accoglie i bambini che devono essere sottoposti al tampone, cercando di rendere la loro esperienza meno traumatica. La Toscana ormai ha dati da, secondo me, se andiamo bene a vedere, sono dati da zona arancione barra zona gialla, siamo più vicini alla zona gialla che a quella rossa. Il ministro Speranza comunque mi ha detto che deve essere rispettato tutto l'iter del DPCM, io gliene do atto. Quindi l'iter del DPCM significa che quando si è entrati in zona rossa bisogna starci almeno 14 giorni, due settimane. Quindi che cosa succederà? Che dal giorno 15 novembre, quando siamo entrati in zona rossa, noi dobbiamo rispettarla fino al 29 di novembre. Poi alla prima riunione utile del Comitato Tecnico Scientifico potrà essere riscontrato il risultato dei 14 giorni. La prima riunione utile, il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce tutti i giorni il giovedì, quindi sarà il 3 di dicembre. Quindi io confido, se non ci sono cambiamenti della situazione, nulla mi fa pensare che possa cambiare questo trend alla stabilizzazione discesa, che il 4 di dicembre la Toscana possa ritornare in zona arancione. Io sono ottimista nella misura in cui i cittadini mantengono quel senso di responsabilità che hanno dimostrato in questi giorni. Ovvero se, perché poi noi parliamo di leggi, di norme, di comportamenti fissati nelle gazzette ufficiali, ma quello che conta in una pandemia è come ci si comporta nella concretezza. Se i toscani continueranno a usare la mascherina, a stare a 2 metri di distanza, a essere attenti a non avere contatti stretti ma avere comunque sempre contatti molto brevi perché il virus non possa trasmettersi dall'uno all'altro, secondo me all'ultima settimana di Natale possiamo avere la zona gialla. Subito dopo Gianni ha visitato il Grand Hotel Bonanno di Pisa, che dispone di 83 camere ed è stato da poco inserito tra gli alberghi sanitari protetti. Nella struttura opera per 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20 compresi festivi, una delle USCA attivate nell'ambito territoriale di Pisa. Ad oggi, nel territorio dell'ASL Toscana Nord-Ovest, ci sono 12 alberghi sanitari per un totale di 404 posti letto, di cui circa 2/3 ancora disponibili per ospitare nuovi pazienti. Sul tracciamento si gioca il futuro, perché la capacità di riscontrare la persona positiva è il modo con cui poi questa si può isolare, si può rintracciare tutte le persone con cui è venuta a contatto e conseguentemente in una pandemia il tracciamento diventa l'elemento fondamentale. Prima di venire qui ero tra l'altro nell'altro grande simbolo del tracciamento, la Fortezza d'Abbasse, il padiglione Cavaniglia a Firenze, lì ci sono 500 giovani che stanno operando, naturalmente la quota parte dei 500 giovani che sono fra Carrara, Firenze ed Arezzo e che hanno consentito di isolare e mettere in quarantena tutte le varie persone.